Scrivo: laghi di Sibari, i mercati del litorale ionico, ok, le merci e il design, bene, adesso lo ingrandisco, questo è il titolo. Presso i laghi dove abito ci sono i mercati con moltissime banche e molta merce. Che faccia bel tempo o brutto tempo, io vado a fare un giro. Questi mercati sono alla portata di tutti. Girano famiglie, giovani e anziani. Giro anch'io e lo faccio perché mi diverto. E mentre mi diverto, trovo molti spunti per ragionare sul design e sul suo rapporto con le merci. Io lavoro nel design e so che questo rapporto del design con le merci non è statico e quindi per me è molto interessante trovare nel mercato qualche segno di questi cambiamenti nel tempo. Alle volte mi capita di trovare sui banchi qualche oggetto famoso di cui oggi si è persa la storia. Una storia che era esemplare quando mi interessavo di design facendo architettura. Veramente, mi capita poco di vedere il pezzo vero, quello originale. Al suo posto vedo invece delle copie talmente stravaganti che non so bene se esiste davvero un pubblico di ammiratori. Vedo che sono sempre presenti le più comuni attrezzature per la cucina. Questi prodotti sono d'uso quotidiano e continuano a essere riprodotti e venduti. Attualmente io dico design, ma più esattamente dovrei dire design per l'industria, in quanto io ho in mente solo i prodotti fatti dall'industria per un grande numero di clienti. Alla cucina si affianca la camera da letto con l'esposizione delle trapunte e dei quadri religiosi con brillantini. Infine, vi è il salotto con i cuscini, i tappeti e i divani. A proposito di design per l'industria, uno spunto sul rapporto fra la merce e il design mi viene spontaneo da queste borse. Queste borse sono di pura fantasia. Oppure copiano borse di grandi marchi solamente per seguire le mode e le tendenze. Questa merce, insieme a tutte le altre, non è artigianale, ma è prodotta da una struttura industriale solida che si mantiene alimentando le numerose tipologie di prodotti presenti sul mercato. Mi chiedo se tutta questa produzione raggiunge l'equilibrio tra il grande impiego di risorse necessario per il funzionamento dell'industria e la qualità della merce che si produce. Ma vedo anche che il loro ciclo di vita parte dai grandi magazzini, dai negozi e dagli altri e poi finisce al mercato sui trespoli aggiustati alla meglio. Oppure nei mucchi di merce che invitano a fare l'insalata, come si dice qui. Devo dire che questa fine, che sembra triste, è invece l'aspetto magico del mercato. Il mercato è come il pentolone del mago, in cui confluiscono le mode e le tendenze di ogni tempo. Nel pentolone, gira e rigira, si crea l'archivio, sempre aggiornato, di tutte queste merci. Alla magia del consumismo resta solo il compito di compiere l'ultimo atto del grande rito del mercato, ossia l'estinzione a basso prezzo delle merci. Chiudere il giro, mi mancano i lampadari e i complementi d'arredo. Qui si realizza in modo evidente il mio incontro fra la merce e il design. Questa merce è fatta apposta per i mercati di zona,
e si presenta con oggetti nuovi di zecca. Oggetti che dovrebbero solo coprire la loro funzione, ma che invece lo fanno cercando di mostrarsi ricchi di design. Qui vedo oggetti dal gusto esagerato, che mi ricordano gli ornamenti tipici della bigiotteria, e mi chiedo perché c'è bisogno di questi eccessi. Io penso che la parola design, in questo caso, vorrebbe suggerire che in questi lampadari vi è un valore aggiunto rispetto alle altre merci del mercato. Il design che ho in mente non è adatto per riprodurre le vecchie tipologie o per venire incontro al gusto della gente. Il design che ho in mente è quello dei progetti approfonditi, quei progetti che creano modelli di alta qualità, quei modelli che poi sono riprodotti in grande serie per creare dei consumi qualificati. Al contrario, non è di mio interesse quel design poco approfondito che produce molti modelli ma con il solo scopo di creare molta merce. Nei mercati come questo, il consumismo non è il problema principale ed i mercati di zona tornano molto utili a quelle persone che del mercato ne fanno una necessità. E questo è un altro modo di vedere il rapporto fra la merce e il design.